puntata di Warhammer Quiz. Siamo qui per farvi di nuovo contenti con la nostra sfida e i nostri sfidanti. Abbiamo il campione in carica, Alessandro! Ciao! Abbiamo lo sfidante di sempre, Colombino! E un tizio che passava di lì, Francesco! Bene, ecco, siamo pronti per il Warhammer Quiz di oggi con domande di Warhammer Fantasy. La risposta deve essere prenotata attraverso i nostri buzz misteriosi. Facciamo un test dei buzz adesso per vedere se funzionano. Partiamo dal nostro paesiello Alessandro, campione. Perfetto, funziona. Vediamo lo sfidante Colombino. Perfetto, sembra funzionare anche il suo buzz. E vediamo il nostro sfidante Francesco. Perfetto, quindi abbiamo verificato il funzionamento dei nostri buzz. Possiamo partire con la prima domanda. Chi era il re di Karak-Hirn e il più famoso utilizzatore dei portatori di scudo? Re Alaric Ranulfsson. Esatto, un punto per il nostro campione. Sfidante, si metta le cuffie. Ma perché? No? Si mette le cuffie perché sennò senti i suggerimenti. La seconda domanda. Qual era il nome della fortezza di Valak Arkon? La fortezza di Roccasangue nell'impero. Giusto, risposta esatta. Un altro punto per il nostro campione. Non usiamo i buzz in modo improprio, eh? Passiamo alla nostra terza domanda. Chi era il campione che serviva come Araldo di Arkaon, comandante della sua avanguardia? Sì, campione? Crom il Conquistatore. Esatto, risposta corretta. Non a caso è il campione. Quarta domanda. Qual era il nome Khazalid per i Nani del Caos? Campione? Davizar. Giusto, un'altra risposta corretta da parte del campione che sta sbancando, attenzione. Ma è una domanda ai due sfidanti, ma esistete oggi? Avete bevuto Siamo un caffè? Avete bevuto un caffè ogni tanto? Non ho capito il gioco. mi pareva. Qual è la rocca nanica caduta nelle montagne Dragonback? Qual è la rocca nanica caduta in Dragonback? Attenzione sfidante! Rocca ginocchia! No, mi spiace, la risposta è sbagliata. Però c'è vita. Ok, sì, sfidante? Karak otto picchi. No, mi spiace, è sbagliato. Dove stava? Sì, sì? Karak Doom. Mi spiace. Questa risposta purtroppo è sbagliata. Qual è la risposta giusta? Qual è la risposta? Erkund. Passiamo alla prossima domanda. Comandante, i cui titoli includono Re dei Tre Occhi, Signore della Fine dei Tempi e Prescelto. Abbiamo il campione che ha fischiato prima col suo buzz. Arkaon Everchosen. La risposta è giusta. La risposta è giusta, un altro punto per il nostro campione. Ma questa la sapevo anch'io, cioè non vale. Non ti sei prenotare. Devi prenotare prima. Passiamo alla prossima domanda. Attenzione, questa è una domanda facile. Sfidanti, mi raccomando, sul pezzo, eh. Non si distragga, sfidante di mezzo, Colombino, eh. Re di Karak Otto Picchi e leader del clan Angrund. Un po' di... Sì, campione? Beregar Ironhammer. Risposta esatta, un altro punto per il nostro campione. Altra domanda, molto semplice anche questa. Provincia dell'Ultuan, conosciuta per i suoi cavalieri di draghi, che produsse tre famosi principi dello stesso nome. Kaldor. Grande, un punto per lo sfidante Colombino. Passiamo alla prossima domanda. Siamo 6 per il nostro campione, 1 per lo sfidante Colombino, 0 per lo sfidante Fra. Prossima domanda. Razza antica che si nutre
di tuoni e era, gli era stata data l'immortalità dagli dei del caos. Colombino. I draghi ogre. Perfetto, un'altra domanda, un'altra risposta corretta da parte del buon Colombino. Una civiltà fondata da Sigmar Eldenhammer. Sì, campione? L'impero degli uomini. Risposta esatta. Un altro punto per il nostro campione. Prossima domanda. Il leader degli antichi dei e padre di tutti, di tutta la razza nanica. Colombino. Grimmi. Come sbagliato? Grugni. Giusto, risposta corretta. Scusa, erano o Grimmi o Grugni. Dai, dici, ma non c'è sbagliato. È sbagliato. Però. Prossima domanda, concentrazione. Mi raccomando, concentrazione. Il nome di famiglia dell'allora Rake Marshall. Lui la sa. E dilla. E sto aspettando, magari vuol dire qualcun altro. E questa è una forma di pietà estrema. Campione Helborg. Ah, Kurt Helborg. Giusto, Rake Kurt Helborg. Il nome di famiglia è Helborg. Helborg? Io faccio vedere il modello. Facciamo vedere il modello di Kurt Helborg in sovraimpressione sulla mano del Colombino. Oh! Sì. Passiamo alla prossima domanda. Un enorme pachidermico demone cavalcato da un campione di Korn. Sì, il sfidante Colombino. Juggernaut. Giusto, risposta esatta, Juggernaut. Sembrava troppo facile. Non so. Vedete ora in sovraimpressione un modello di Juggernaut sulla mano di Colombino. Bello. Passiamo alla prossima domanda. La capitale dei reami nanici. Sfidante Colombino. Karazakarak. Risposta corretta. Abbiamo lo sfidante Fra che è impegnato a gonfiare la testa di Colombino, ma non risponde ad alcuna domanda. Attenzione, signori e signori. Qual è l'allora regnante re di Bretonia? Sfidante Colombino. Re Luen Cordileone. Risposta corretta, incredibile. Quindi siamo 9-5-0. Attenzione, il nostro sfidante Fra sembra in difficoltà. Sto aspettando che cominci le domande su 40.000. Ah, va bene. Questo qui. No. Città-stato che guadagnò la sua indipendenza attraverso il regalo di una grande quantità di oro. Non mi ricordo. Marienburg. Risposta esatta, campione. Un altro punto per lei. Dell'imperatore credo Dieter III. Non ci interessa. Sfidante, non mi distraghi, campione, su. È la mia tattica per vincere. Ah, ok. Continente nell'estremo nord-ovest del mondo, abitato dagli elfi oscuri. Sfidante Colombino. Ho risposto? Allora, quindi. Come dire Naggaroth? Cosa devo dire? Naggaroth. Mi dispiace. La risposta è corretta, sfidante Colombino. Titolo dato a al capo degli alti elfi. Al capo. Tu non ce la puoi fare. Devo rispondere io. Posso? Vai. Re Felice. Risposta esatta. Ultime tre domande, attenzione. Regione a sud, le cui città-stato producono molti mercenari. Attenzione. Tilea. Risposta è corretta. Chissà cagna. Penultima domanda, attenzione, concentriamoci. Ma non vince chi ne fa di meno. Zero. No, Porca miseria, non ho capito il gioco. Il nostro sfidante Fra ha perso i conti. Penultima domanda. Dio dei lupi e dell'inverno. Colombino, sfidante Colombino. Ulrich. Risposta correttissima. Questa è l'ultima domanda. Potrei pareggiare. Questa ultima domanda vale 2 punti per la sua difficoltà. Attenzione. Il nome completo dell'orco selvaggio sciamano
e grande profeta di Gork e Morg. Sfidante colombino. Sfidante colombino. Wurzag, il profeta della UAG. Mi piace, è la risposta corretta. Sfidante fra. Detto in orchesco. Vediamo se il notaio ce la tiene buona. Vediamo, la traduzione sarebbe. Posso provarci anch'io? Sì. Wurzag. Campione. Wurzag. Urg. Merg. Traca. Se non sbaglio. Mi spiace, la risposta è sbagliata. Attenzione, perché il nostro notaio ci riferisce che la traduzione dell'orchesco è corretta. Wurzag Udura Zabu è il suo nome completo, che in orchesco si dice appunto come... Esattamente così. Bene, quindi chiudiamo questa puntata con il nostro campione che si conferma campione, nonostante tutto. Bravo. I suoi sfidanti un po', diciamo, un pochino addormentati in questa puntata, ma... possiamo prendere una rivincita su Warhammer 40.000? Perché no? Alla prossima puntata. Alla prossima puntata di Warhammer Quiz con i nostri sfidanti e il nostro campione, con domande di Warhammer 40.000. Ciao!